Bentornati a tutti, newer, e benvenuti nel mio nuovo let's play di Another Super Mario Bros. Wii. Eh sì, lo state vedendo su schermo. Spero che la registrazione non vada male, ecco. In ogni caso, iniziamo questo gioco, visto che adesso c'è l'intro, identica a New Super Mario Bros. Wii, visto che è un hack. Spero che il let's play vi piaccia, visto che un utente me lo chiedeva questo gioco e ho detto beh sì, porto questo. Ero un po' indeciso su questo gioco oppure su un hack di New Super Mario Bros. DS. Tipo, vabbè, magari in futuro ve la mostrerò, magari dopo questo let's play potrei portarlo come gioco. Va bene, adesso qui, vabbè, c'è la classica intro, Mario, Luigi, sì, in effetti sembra un po' di fare il let's play di New Super Mario Bros. Wii, se ci pensate. Ecco. Ok, cubo, elica, fungo, cannone. Allora, non ho molta familiarità con questo gioco, infatti credo che ci saranno molte monete stelle che salterò, infatti. Sì, infatti una volta sconfitto Bowser ovviamente partirà il post game dove ovviamente andrò a cogliere le monete stelle che non riuscirò a raccogliere durante il gioco. E a proposito di post game, tra qualche giorno, insomma tra qualche tempo dovrebbero uscire i video post game di New Super Mario Bros. Wii. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale che siete già numerosi e lasciate un like. E intanto, beh, addentriamoci in quello che è questa versione modificata di New Super Mario Bros. Wii. Che poi, a detta del New Art Team, questo sarebbe una semplice hack di New Super Mario Bros. Wii, quindi niente di più, cioè insomma niente di paragonabile a New Art Super Mario Bros. Wii, che quello veramente stravolgeva il mondo, con tutte le migliorie fatte in 3 anni. No, qui siamo a easy peasy, lemon squeezy. Allora, il livello sembra abbastanza semplice e anzi, sento puzza di moneta stella. Vero, 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 vero. Oh! Quanto mi piace avere ragione. Quanto. Ecco. Ah, c'è un tubo là. Bene. Ok, partiamo bene con questo let's play. Infatti, non so se dividere il mondo 1 in 2 episodi o farlo in un episodio, considerando che il mondo 1 è sempre il mondo più semplice. E boh, mi sembra un po' una cavolata dividerlo in 2 episodi, cioè faccio in uno, cioè. Ok, che magari essendo un gioco nuovo per me ci potrei metterci un po' di tempo, però insomma, primo mondo, facciamo le cose di corsa, insomma, non rallentiamo troppo i tempi. Ok, ma non è che qui. Ah, mi aspettavo una pianta che ti porta su, ma va bene. E vai, un'altra moneta stella, perfetto. E oh, cavolo, vabbè, non siamo in Super Mario 3D Land, 3D World, dove bisogna prendere per forza l'assa bandiera qui, cioè, o almeno per completare il gioco. E ce va di frutto ed incanto, va bene. E vai, secondo livello. Ah, ovviamente i cannoni li farò nel post game, proprio come per New Super Mario Bros. Wii. Ecco. Ok, vediamo che abbiamo qui. Ok, oh, non è che magari c'è qui. No, non c'è nulla, non c'è nulla. E cavolo! Volevi vedere che quelle monete. Madonna. Eh sì, ecco. Questa, ecco.
Già la prima moneta stella che non potrò prendere perché, beh, ho raccolto quelle monete come se fosse un chissà che, invece erano delle monete importanti per prendere quella... Aha! Mi sembrava palese che c'erano dei blocchi invisibili. No, comunque dicevo che... E mo? Ok, niente di troppo pericoloso. Anzi, scherzo, è pericolosa come cosa, però. Vabbè. Vediamo. Qui c'è qualcosa? C'è qualcosa? Aia, no, non voglio morire. Per favore, no. E se infatti bisogna... Aia, cavolo. Bisogna avere il Koopa. Perciò... palese. Aspetta. Oh. Geniale come cosa, eh. Ok, e non ho neanche la minima idea di dove si trova il cannone, perciò meglio così. E andiamo avanti, dritti e spediti. Oh yes, Mario time. Dai, oh. Oddio. Oh, va bene. Andare per di qua. Ok, ritorna Yoshi. Perfetto. Bene, ok. Ok, bene. Raga, scusate, ma è saltata la registrazione. Infatti, come vedete, questa è, è un'altra registrazione che sto facendo. E continuiamo, oh cavolo, a esplorare questo gioco. Infatti non lo so neanche, un errore. Boh, non lo so. Ok. No, se io non ci provare. Non ci provare. Non so neanche se si sente la mia voce, no. Ok, frutto. Furba come cosa, eh. No, non possiamo passare. Quindi saliamo su questi blocchi. No, 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 sì, 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 ho capito come si fa. Ho capito. Oh, geniale come cosa. Cioè, quello di utilizzare Yoshi per arrivare qua. Sì, Yoshi, purtroppo mi serve il tuo slancio. No, cavolo, una pianta. Poteva portarmi dalla terza moneta stella. Pazienza. Raga, no, 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 no. Aspetta, no, è quella la moneta stella numero 3. Ovviamente. Imbattibile, eh.
Va bene, ovviamente anche in... Ovviamente ragazzi sapete che in questo livello ci sono i cannoni. Ma i cannoni li faremo... li faremo più tardi. Cioè insomma dopo il post game. Non so se ho detto nella registrazione precedente, ma i cannoni li faremo dopo la battaglia finale. Sì, Mario, brutte notizie. Castello, sì, Bowser Jr. Dove è i Toad? Oddio, no. È la solita solfa questa, te lo dico io. È la solita solfa. Sì, chi ti viene ad aiutare? Piuttosto, gettiamoci nella torre. Larry Koopa, e vai. Ehi, come si muovono i blocchi? Oh! Dai, no, 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 cavolo! No, però... no, raga, però questo non è giusto. Non è affatto giusto. Se nei confronti miei, che nei confronti di questo bellissimo gioco, ovvio, scusate. C'è una porta, c'è una porta, c'è una porta. Questo significa che... Oh no, oh no. No, no. Vediamo, vediamo, vediamo. Ok. Ma raga, ma qua... ma è un inferno sto percorso. Ma che cosa si sono inventati? No, questa è una genialata comunque. Una genialata. È altro che l'originale. Questo è meglio, è molto meglio. Ok. No, 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 no. E se arriviamo alla bandierina. No. No, che cosa? Ho trovato la moneta stella. Così a culo. No vabbè, questa è una scoperta incredibile. Se non perdessi il power up. Oddio, non è che c'è qualche moneta stella. Non è che c'è qualche... No raga, ditemi che non c'è niente di segreto, perché altrimenti sbotto. Ah, moneta stella, ma in questo caso il fungo elica. Quindi grazie. Oh, no, haha. Non mi fregate più ormai. E vai. E in tutta fretta, o insomma tutta velocità, se sa per dire, arriviamo da Larry Koopa. Sì, ovviamente le battaglie sono tutte uguali, perciò non fatevi illusioni. Sì, vabbè, muori. Lol. Vai, livello completato. Mazza, regà, solamente nel secondo livello abbiamo raccolto 2 monete stella su 3. Cioè, ancora non è detta l'ultima parola. Siamo ancora a metà percorso. A metà percorso e... sì, ecco i suoi versi. Vabbè. Ok, si sblocca il livello 4. Livello 4. Salviamo e continuiamo. Ok. E proseguiamo con il livello 4, che prevedo già un livello acquatico. Yay. Oh, aspetta. Che? No, raga. Che è un troll? Se è un troll, giuro che... No. No. Ma che? No. Oh mio Dio, no. Una moneta stella. No, raga, ma questa è una figata pazzesca. Ma che?
No, vabbè, raga, questo è veramente figo. Ho trovato una moneta stella così a caso, come nella torre. Vabbè, cioè, ma sono praticamente il mago dei videogame. Cioè, fatemelo dire, cioè, sono il mago dei videogame. E spero, raga, che questo let's play piena di sorprese vi stia piacendo, perché va bene. Passo al ghiaccio. Anche se il ghiaccio non è che fa così schifo, dai, diciamocelo. Dovrei tipo congelare il rocciopal, cioè il pungipal, o insomma come. Ok, così. No, oh, perché? Ah, ma potevo entrarci anche senza congelare. Ma dai, raga. Siamo in un acquario, anzi, visitiamo un acquario. Però senza ossigeno, altrimenti, perché siamo pur sempre sott'acqua. Oppure. Bene. Via. Oh, cavolo, Oh, questa è pericolosa, Questa è mo... No. Oh, questa sì che è pericolosa. Questa sì che era pericolosa. Numero 3 vuol dire che non ho controllato a fondo. No, raga, ma è un gioco pieno di sorprese. Che figo. Entro qua. Aspetta, cosa è stupido? Ah, un tappolino. Mazza, raga, tanto che semplice hack. Un hack piena di sorprese. Wow, 3 monete stella anche in questo livello. Incredibile, incredibile. E dire poco. Va bene. Livelli 5 e 6, castello. E wow, non è che sta durando poco così troppo il video, però sta durando qui giusto. Oh, il Goomba l'abbiamo evitato, cioè, cosa non da poco, considerando che ci vado sempre a sbattere. Sì, ci vado sempre a sbattere con il Goomba. Contro il Goomba e parte. Ah beh, sì, dai, era scontato che mi davano il... No, Funguelli, che è quello che voglio. Ok. Oh. Bene. E nulla di troppo complicato. Questi cubi mobili, insomma questi cubi roteanti, chiamiamole con il loro vero nome, che conviene, va. No. Oh, buono. Buono. Ok. E nulla, terza stella. Anzi. Ah no, non c'è la pianta.
la classica pianta non c'è e ho praticamente sprecato un blocco a caso. Dai. Oh, tutto adesso mi dà... Vabbè. Anche questa sarà una moneta stella che dovrò raccogliere nel post-game insieme alla prima moneta stella del livello 2. Un gran peccato, però ci possiamo far nulla. Sebbene questi giochi tipo New Super Mario Bros. Wii siano proprio di un'intuibilità disarmante. Ok, abbiamo un Goomba. Vediamo. Oh. Hanno modificato le battaglie. No! Oh! Ma dai, però. Ma che schifo, dai. Ma non è possibile. Ma ho perso il fungo Elica e il fungo per una stupida. No, guarda. Guarda. Giusto perché mi avete fatto proprio incavolare. Ecco. Livello 6. Sì, ovviamente ci sono anche le case Todd, ma credo che le visiterò off camera. E vabbè. Ah, ci credo a perdere il fungo Elica. Ma non con tre Goomba minuscoli. Ok. Sì. Vabbè. Si sapeva che quel tubo portava a qualcosa. Oh. Ha! Che genio che sono. Ok. Beh, anche le ambientazioni. Aspetta, non è che magari... Magari c'è una moneta stella, sì. C'è una moneta stella, sì. Qua! Vabbè. Ah, ma è un rompicapo. È un rompicapo. Ecco. E sì, ho tralasciato la seconda moneta stella di questo livello. Che rabbia! Ok, livello completato e adesso possiamo passare al castello, l'ultimo livello e adesso, beh. Sì, insomma, si fa sbloccare l'ultimo livello del gioco e adesso possiamo. Sì, passiamo. Aspettiamoci di tutto perché questo livello farò solamente che schifo. Ah, ci sono questi blocchi che appunto non possono, che appunto devono essere sbloccati. Funziona premendo un pulsante un po' alla Super Mario World. Ma non questo tubo. No. Che? Non c'è. C'è qualcosa. Aspetta. C'è qualcosa, ma mi aspettavo una moneta stella, sinceramente. In effetti, mi chiedevo.
Ma veramente non c'è nulla? Eh no, qualcosa c'è. Però sinceramente per qualcosa intendevo di speciale. Di speciale. Però abbiamo un'unità stella, non l'ho presa. Mamma mia, quante unità stelle che sto evitando. Non va bene. Non va bene. È stancante stare così appesi. Uè. Ok. Good. E come faccio ad arrivare là? No, raga, è impossibile. Almeno lì c'è il fede di fuoco. Vabbè. Insomma, abbiamo completato questo livello con praticamente alcune monete stella da raccogliere. Una cosa un po' deludente, considerando che siamo ancora al primo mondo, che è praticamente il più semplice. Sì, va bene. Falli alzare e scendere quando te pare. Ok, parte la prima, l'ultima battaglia contro Lady Koopa, che tra l'altro è pure il mio Bowserotto preferito. Attenta ai salti che sono particolarmente lunghi e può anche sperare qualche magia. Ecco, uè. Ecco. Sistemate proprio come Dio comanda. E otteniamo la chiave. In effetti dovevo avere il fungo elica per quel tubo, perché giuro sull'anima che quel tubo portava alla terza moneta stella. Cioè giuro sull'anima questo. Proprio posizionato in modo strategico, cioè proprio in modo che ti sfida a fare salti ischiosi. Cioè, non so voi. E vai. No, non abbiamo raccolto tutte le monete stella del mondo 1, ma abbiamo completato il mondo 1, in parte. E adesso sì, il mondo 2. Yeah. Sì, ruggisci, mi raccomando. Salve e continua. E termina qui l'episodio del primo mondo di Another Super Mario Bros. Wii. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi piacerà il let's play. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao e arrivederci.